Bravo, vi do il mister, prego. Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente per questa opportunità, ha detto una cosa giusta, nel senso che per me è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Qui il calcio si sa fare, c'è gente competente, lo ha dimostrato il Presidente con tutto lo staff che ha sempre avuto intorno. E soprattutto una cosa che mi è piaciuta, stando anche lì a ascoltare un po' quella che era la testa del tifoso, la presentazione della banca, della Marinella, insomma, questo rinnovo. Mi è piaciuto questo amore che hanno entrambi per il calcio, e la passione che ha il Presidente mi ha coinvolto. Il calcio è fatto di emozioni, emozioni forti, mi possono dare emozioni forti, lo si vivono, quando si vince e si può piangere o quando si perde. Però comunque sono emozioni forti, io ho vissuto su queste emozioni. La cosa che mi ha colpito nel Presidente è proprio queste sue emozioni forti che sa e che coinvolge la gente che è intorno. È chiaro che è un'esperienza importante per me, so che ci sarà da lottare, da sudare, perché io se sono riuscito a raggiungere la nazionale vi assicuro che c'erano giocatori molto più forti di me, ho raggiunto proprio il mio carattere. Cercherò di trasmettere ai ragazzi, a quelli che indosseranno la maglia di Grosseto. Lo farò con l'amore, con la passione che mi ha sempre comunque portato a stare in questo mondo che è il mio mondo. Ripeto, grazie ancora al Presidente per questa opportunità. Cercheremo di lavorare proprio per portare il più alto possibile Grosseto. È chiaro che si parte dall'inizio, quando si parte dall'inizio non si sa dove si può arrivare. Però chi scenderà in campo sicuramente darà tutto se stesso per il bene possibile, questo è la sicurezza. Ora se qualcuno, visto che dobbiamo fare domande, no? Sì, prego, sì, che domande? Ma quello rimaneva importante avere raggiunto certi livelli a livello di calciatore per poi avere maggiore credibilità con essendo dentro i giovani nei confronti dei giocatori e nei confronti della squadra. Ma io vengo dall'esperienza, io ho avuto Sacchi nazionale. Sì, certo. Non l'ho avuto nel Parma, io quando arrivai a Parma Sacchi era, io parlo da giocatore, quando ero giocatore, arrivai e Sacchi andò al Milan. Parlando poi, confrontandomi poi con Maldini, con Baresi, con Costa Curta, ai tempi arrivò al Milan Sacchi. Sacchi ebbe delle grosse difficoltà. Perché? Perché un allenatore che non ha giocato a certi livelli, ma soprattutto non sa neanche trattare il pallone, non sapeva cacciare un pallone, sa. Il merito di Sacchi è stato questo qui, quello che è riuscito a trasmettere, ha stravolto un po' il calcio. Era sempre in fase difensiva il calcio di italiano, però ha spostato la difesa più in alto. Questo riallacciandomi al discorso del giocatore che ha fatto esperienza a certi livelli, è importantissimo. Però sono importanti anche le idee, perché comunque ci sono allenatori come Sacchi o come altri allenatori come Mourinho che pur non avendo praticato a certi livelli il calcio comunque hanno trasmesso e hanno portato delle idee importanti. Qual è il modulo che gioca? Infatti vabbè, ci si nota tutti il modulo, però insomma prevalentemente io, difesa a 3 o difesa a 4, tanto per dire. No, difesa a 4. Io nella mia testa è stata sempre la difesa a 4. Col Modena, rilasciandomi alla passata stagione, col Modena sono partito dalla difesa 3 già dagli anni prima, nel senso che è una squadra che praticamente era lo sfascio, la società lo sfascio, la società che doveva essere venduta, quindi mi sono adattato alle caratteristiche anche dei giocatori, perché giocavano a 4, pur giocando a 4 prendevamo gol, ma cercavo di mettere dei difensori per agevolare le loro caratteristiche per giocare a 3 piuttosto che giocare a 4. La difesa ha trovato un assestamento, poi ha ottenuto dei risultati. Ottenendo questi risultati si è salvato in una maniera abbastanza importante e lo scorso campionato, avendo gli stessi giocatori, è tornato soltanto Hitler, che è questo difensore del Chievo che è arrivato, sapevo che lui sapeva giocare anche a 3, quindi ho riproposto la solita squadra. Quella è la mia idea, nella mia mente ho la difesa a 4, visto che anche se da giocatore i risultati più importanti li ho avuti a 3, però in finale mondiale per dire che giocava a 4. Quindi, mio già dalla finale mondiale ragazzi, non è che ma parte anche il rigore? No. Potevo battere se si arrivava 5-5, purtroppo erano sbagliati 3, Massaro, Baggio e Baresi. La differenza tra l'Italia di Ippi e questa può essere questa. Sì, beh, quella è il vittimo della certo, cioè. Diciamo la libertà,
il mister, avere a fianco un presidente che sa di calcio e che comunque gli piace essere presente, visto che viene un'esperienza, comunque come dice, una società allo sfascio così, è uno stimolo. Ma no, non è allo sfascio, che quando no, succede la pessima caduta, forse è stato un termine non corretto. No, vabbè, ma insomma, si sa, insomma, il problema era il problema a Modena, ecco. Ma io, guarda, io quando chiunque mi si avvicina dice, ma te vai con quel presidente lì, ho fatto che significa che vado con quel presidente? Io ho avuto la possibilità di avere presidenti di una materia. Certo. Nel senso, sì, sì. Mangia allenatori, praticamente con lui gli allenatori non hanno mai finito l'anno. È uno stimolo per me. Certo. È uno stimolo per me perché io comunque parlando per la mia esperienza da certo. Giocatore, perché la mia esperienza da allenatore è poca, nel senso per due anni, però da giocatore non ho tanto. Allora io ho finito la partita, io non pensavo alla partita che avevo fatto, io pensavo già alla partita che dovevo fare. Cioè nel senso che ormai quello che ho fatto non conta più niente, quello che trasmetterò anche ai giocatori, quello che hai fatto oggi, non conta già più niente, conta sempre quello che farai domani, quindi ti dovrai preparare per affrontare il domani. Questa è stata un po' una caratteristica mia da giocatore, che poi ho cercato sempre di trasmettere in questo anno e mezzo che è nato in Modena. Nel momento in cui loro si sono affidati e fidati i giocatori, poi dopo chiaramente ci sono stati altri problemi e il fatto che io ho scelto questo presidente proprio per questo motivo qui, oltre che è competente di calcio, è un passionevole come sono io, magari lui a volte va sulle righe, ma questo è quello che dicevo prima, il calcio dà emozioni forti e c'è chi sa gestire certe emozioni e chi certe emozioni non sa gestire. Io cercherò di insegnare a gestire questa emozione, ma magari lui mi insegnerà invece altre cose. Sarà facile, no, a parte gli scherzi, ecco, quello che mi ha portato comunque è stato il fatto di, questo è un preambolo scherzo, però la sua grande passionalità e la sua grande conoscenza di calcio, perché parlando con lui, io quando vengo a giocare contro Modena che perdiamo 3-1, io ho dei flash. Io mi ricordo che mi incazza tantissimo perché perdevo male, giocavamo la più brutta partita. Forse sarà la peggiore partita. Ma mi colpì il presidente che venne, ero giù di sotto la scalinata, stavo salendo su, mi si presentò a lui, mi diede la mano, diceva quali sono, che io non lo conoscevo. Piacere che mi... E questa sua passionalità per l'educazione, anche rispetto anche di un avversario, mi colpì. E riallaccio al discorso mio, nel senso che io ho scelto Grosseto proprio per questo motivo qui, perché è un punto di partenza, perché ho trovato un presidente competente, perché voglio far bene. E questi ci sono tutti i presupposti per poter far bene. Io sono ambizioso, voglio arrivare il più alto possibile. Io mi incazzavo tantissimo quando perdevo le partite negli allenamenti. Cioè io perdevo, andavo a casa, mi rifugiavo a casa, io sono permaloso, ero permaloso, un po' adesso. Mi rompeva, scusate il termine, le palle quando mi prendevano in giro che avevo perso, perché siccome c'era una diatriba tra i vecchi e i giovani, io giocavo con i giovani e perdevo, i vecchi mi prendevano in giro, per cui Stefano Cuori che giocava con me. Io, come lui, a me Luca perde, nel senso che... Presidente c'è un altro vantaggio, come il Re Mita, io ho sempre detto, Allegri, Serie A, anche se vai a giocare due volte. Pioli lo stesso, no, veramente, lui, ora c'è Snyder, ma lui come il Re Mita. Poi è diventato contro, poi ci conti San Gimignano, Tivoli, Todi, Arezzo. Guarda, io fra quei tempi che ero gli opinioni nei suoi confronti a te. Grandissimo, quando giocava. Ti rubo un minuto. Interpretare le partite, no? Il Grosseto ha avuto due partite con simili in 4 anni. Una Grosseto Novara, come disse a te, Grosseto Novara, in notturna. Vincemmo andando primi. Novara venne giù, c'era dell'acqua, si fece male, grazie a Dio. E vincemmo, però fu una partita dura, botte, cose, una partita maschia. Vincemmo con la grinta, con la rabbia, con. Questa è la Grosseto Mantova, la stessa partita. Noi andavamo in testa. Mosci finiti, praticamente mosci anche a livello di testa, a livello di... Che vuol dire? Che il calcio è anche grinta, è anche la squadra di allora capiva che Vicenza andava prima. Questa capiva che Vicenza andava prima e aveva paura, per dirti, aveva paura di essere.